Salve ragazzi, qui al 38 siamo su One Piece Pirate Warrior. Da quanto tempo non lo portavo, infatti? Andiamo sul diario libero. È da un bel po' che. Vorrei portarlo, però sono indeciso. C'è tanta roba. Spero soltanto che proporranno nuove mappe, però. Vabbè, andiamo diario del tempo. Andiamo. Tutte S qui, eh. Dai, andiamo. No, non mi piace. Andiamo qua. Ok, andiamo qua. Allora, usiamo qualche personaggio nuovo. Però vi devo dire una cosa. Perché sti disgraziati, alcuni che mi dissero Okiku, ecco lei. Ok, sottolineo lei. Mi hanno detto subito, guarda che è un uomo vestito da donna. In realtà, a parte che mi sono informato meglio, ma poi meglio per sicurezza, no, lei è palesemente una donna. Cioè, lo dice proprio, non dice che sono un uomo. Lui dice di esserlo, ma dice che ho il cuore da donna. Attenzione, mi sono andato a incuriosare che cosa intendeva. Praticamente il corpo da donna, però l'anima da uomo. Ecco la vera situazione di Okiku. Infatti hanno aggiunto O per dire che è un maschio. E infatti questa cosa mi ricordo pure palesemente della cosa della ragazza che ride sempre, no? La ricordate, no? La ragazza che ride sempre per colpa dei frutti, come si chiama? Artificiali, no? Praticamente quello. Oh, lei si fa chiamare quasi nello stesso modo, infatti fa la battutina dicendo: ah, se aggiungi la O sono un maschio, eccetera. L'unica differenza è che quella veramente è una donna, solo che spiritualmente è un maschio. Spiritualmente è un maschio, si sente maschio a tutti gli effetti. Quindi in pratica se si mette con qualcuna è una situazione lesbo. Mo, al di là scherzi a parte, però è così. Intanto mi sono aggiornato con gli episodi. Adesso ho scoperto chi è finalmente Oden. Finalmente. Ora ho capito chi cacchio è. Meno male, ho scoperto tutta la sua storia. Sono contento. Sono contento. Intanto ritorniamo. Voglio fare killer. Raga, killer. Come sono rimasto male per il fatto di killer, raga. Mamma mia. Per chi conosce, chi sta seguendo la saga, sa che cosa voglio dire? Mamma mia, ci sono rimasto troppo male. Vi giuro, ci sono troppo rimasto male. Manco parla, ride come un psicopatico. Killer, mamma mia. Speriamo. Mo sono arrivato all'episodio 1000. Però con la versione sottotitolata in italiano, mi sembra che sono rimasti. Che è al 951-52. Non mi ricordo, io mi sono fermato lì per il momento. E infatti la ciurma di capello di paglia contrattacca. Sta creando un contratto. Sta facendo un contrattacco praticamente contro. Come si chiama? Kaido. E ci sta una bella alleanza tra Kaido, mamma mia, e Big Mama. Molto interessante, raga. Molto interessante. Si vede che sei un po' debolino, eh. Non riesco a sconfiggere gli avversari subito. Questo mi porta a dire, mi fa pensare che effettivamente sono debolino. Mamma mia, solo a pensare killer come è diventato. Raga, io ci sono rimasto troppo male quando l'ho saputo. Quando l'ho capito, più che altro. Ok. No, comunque è una figata. No, mi sta piacendo troppo l'anima. Io non vedo l'ora di finire. Mi fa ridere quando la gente ha detto: ah, finalmente è arrivato all'episodio 1000. Finalmente, ci voleva, bla bla. Ma è l'anime più lungo della storia. One Piece non è il più lungo. Il più lungo è, per il momento, mi sembra che proprio. E ancora deve finire. Per chi non lo sapesse, è Conan. Buonanotte, scusatemi. È Conan. Uno direbbe: come Conan? Conan arriva ben oltre 1000
40 episodi, una cosa del genere. E mi sembra che ha finito da poco, ancora in progresso, non mi ricordo. Quindi, tranquilli, raga. One Piece non è una saga più lunga. Poi non ci dimentichiamo di Bleach, raga. Anche Bleach non scherza. Solo che One Piece ha una particolarità. La trama è molto complessa e intrecciata. Quindi la gente che sta seguendo One Piece non vede l'ora che finisca, perché, raga, dagli anni 90, fine anni 90 la prima puntata di One Piece, gli ho detto tutto. Quindi è ovvio che la gente dice che cavolo. La cosa più divertente è che ho avuto un attacco di raffreddore, che è una cosa allucinante. Ah, in tutto ciò, ma non riesco a... Bella. Ah, ma io devo andare a risolvere il problema. Comunque, mo che sono usciti tutti i personaggi della prima season, sono curioso della seconda season. Quindi saranno sempre altri 9, presumo. Ma sono un po' curioso. Ah, faccio una strage però. Solo che è molto debole, devo livellarlo un po'. Lo devo livellare un po'. Ok, ho capito. Ok, vediamo un po' come è andato. Ok, ah, però non sto andando malissimo, anche se... Dai, è andata bene, dai, non mi lamento. Eccolo, oh, però sono migliorato, dai. Bella, dove è andato? Ok, vediamo se riesco a fargli qualcosa. Faccio danno perché è un po' debole lui, capito? È un po' debole, ancora non l'ho livellato tantissimo a killer. Ma se lo merita un combattimento per far ricordare quanto era figo. Bellissima, finita la grande. Dai, fammi togliere di mezzo. Oh, che bello, finalmente. Fammi andare a conquistare quest'area, così mi tolgo il pensiero. Conquistando quest'area mi tolgo un grande pensiero. Dove sta? Ah, questo sta andando contro... Vabbè, è un genio del male quell'altro. Quanto è stupido questo capitano. No! Area conquistata, ma dobbiamo ancora... Wow, ancora stanno a combattere questi. Poi i tasti non me li ricordo anche, cioè. Ami, non mi morire. Ok. Comunque io sono cretino, perché voi lo sapete che io posso muovermi in questo modo, sono cretino, per esempio, perché quel mouse io lo posso usare meglio, questo, lo sapete? Sono cretino, perché... Infatti, se io setto bene adesso i comandi, è vero che io adesso il mouse, quello ignorato, quello bello, in pratica mi troverei molto meglio a giocare adesso. Devo testarlo un po'. È vero, non ho testato quel nuovo joystick, telecomando, mouse. Perché col mouse dovrei giocare, io sto usando per farvi capire. Bella.
Ok. Considerate che io praticamente sto usando la tastiera anche con gli attacchi, sempre con la tastiera, invece dovrei usare il mouse. Vediamo qua di fare una bella partita. Una cosa veloce in realtà. Vedete quanto tempo ci impiega e ci impieghiamo a sconfiggere. Levatevi dalle scatole. Oh, ecco qua. Nami, sopravvivi, cerca di sopravvivere perché dobbiamo sconfiggere un po' di avversari prima di... Sono arrivato. Madonna che strage. Olè. Bella. Ah, è andato, è andato, è andato. Ah, ma quello è Crocodile? Ma la moto di Crocodile. Del tesoro in più, guarda quanto è, come è disgraziato. Penso che il tesoro... No, 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 solo ho notato. No, aspetta. Meno male, mi sono curato. Che culo. Vi giuro che non l'avevo visto che ero messo male. Si vede che ho... Allora, raga, è un casino. Ok, lo abbiamo preso. È andato, meno male. Oh, dai, levati. Dov'è? Allora che culo. Mo li frego. Dimmi che lo sconfiggo, dimmi che lo sconfiggo. Yeah, grande. Vai, ancora vivo quell'altro. Bella, bella, bella. Sconfiggi, sconfiggi a Mister 2. Mister 2. Bella. Oh, è stata tostissima. Bello, mi è piaciuta. Vabbè, ma perché sono debole io, eh? Orso Bartolomeo, che bello, ciao Orso. Quindi saresti l'originale per il suo... No, è un pacifista, cavolo. Comunque posso usare anche il mouse. Infatti lo devo settare un po'. Dopo lo setterò la prossima volta nel prossimo gameplay. Così gioco meglio. Perché io sono cretino, perché io davo per scontato, essendo che non avevo il mouse decente, quindi con i pulsanti extra laterali, in pratica non potevo fare delle dinamiche di combo e di azioni e di special, quindi... Sconfiggiamo il pacifista. Sì, però io voglio che mi fanno Orso Bartolomeo giocabile, però, eh. Io non voglio di nulla. Aia, fa male. No, dimmi che l'ha schivato, dimmi che l'ha schivato. L'ha schivato? Sì, l'ha schivato, bella. No, è ancora io.
non è sconfitto, raga. Dimmi che mi hai dato un po' di cura. Ah, dobbiamo sconfiggere. Madonna, quella. Che poi, che brutto nome che tiene. Vabbè, ci sta. Comunque devo potenziare Killer. Dopo questo lo andiamo a potenziare un pochettino. E faccio un settaggio di mouse. Perché io sto usando ancora le freccette qua sulla tastiera. Bombe. Bello. No, quanti ne sono. Ivaio. Ecco come si chiamava. Ivan Kok. È un po' debole effettivamente, sono molto. Metti un'ansia addosso. Tanto ti ho visto che. Dai, che. Yeah. Però mi trovo anche per la tastiera, visto? Anche se si vede che la dinamica. Madonna, non si vede nulla. Non era lei il boss, fai. Bellissimo. Lei era solo un avversario così. Dimmi che mi dà qualcosa di profondità, di cura, di cura, 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 cura. No, difesa. Vabbè. Ok, dai. Non è andata malissimo, anche se avete visto come è debole Killer. Con i personaggi che sono abituato a utilizzare. Però Killer è fantastico. Perché la dinamica di combattimento suo è palesemente aggressivo. Yeah, grande. Dai che ho fatto una strage anch'io. Sono comunque sempre soldi, eh. Sono soldi e punti, attenzione raga, più uccido meglio è. Io non so neanche quanti ne sto facendo, però sto facendo una strage. Ah oddio, ho fatto. Mo l'ho visto. Sono a. Madonna, 6.000-8.000 di danni. Quanti cazzo di strage? Raga, sto a fare una strage. Voi lo state vedendo, ma sono arrivato a dei danni mastodontici. Ve lo dico da qua, siamo arrivati a 10.000 di danni. Madonna! Lo faccio vedere così. Cioè, raga, guardate qua. Lo state vedendo quanti danni ho fatto. Ragazzi, ho fatto il record, raga, il record. Almeno per me è un record. Non so quanti ne ho fatti, però sto a fare una strage. Bella. Era per farvelo vedere, avete visto quanti danni ho fatto, quanti colpi, dai. Sono stato un grande. Dov'è l'on? Dai che abbiamo quasi fatto. Bellissima! Bellissima. Avete visto 15.000. Madonna, quanti colpi, quanti danni. Quanti? No, ero di più. Che cacchio ho detto? Erano un 100.000. Erano quasi. Tutto a non ci crederci, è durato un po' di più, però. È andata molto, molto bene.
Facciamo così, devo fare una questione di settaggio della... perché io ho il mouse, quindi in teoria dovrei settare con il mouse. Vediamo un po' se mi conviene modificare un po'. Essendo che ho un mouse molto buono, infatti vedete ho i tasti laterali, vedete? Quindi posso aggiungere combo, attacco extra e cose varie. Comunque è andato. Sono contento. Vediamo un po' se... galleria. Non mi ricordo se qua si poteva vedere. Guarda ciurma. No, non era questo. Volevo... ok. No, guidare le moto no. Ah, qua fa vedere tutti i personaggi. Ah, questo non l'avevo proprio selezionato, mamma mia. Faccio schifo. Glossario. Ah, ci stavo dei puntini da fare. No, comunque ci sono un sacco di personaggi che devono essere assolutamente introdotti e giocabili. Assolutamente devono essere giocabili. Molti personaggi devono essere assolutamente giocabili. Non è malvagio il gioco di One Piece Warpiro, però mi ha deluso solo sul... sulla giocabilità dei personaggi. Lo confesso apertamente. Intanto mi è durato 15 minuti solo questa partita, raga. Si vede che non è potenziato Killer. Infatti lo devo potenziare, che avete visto quanti danni ho fatto. Madonna, troppi. Infatti non ho sbloccato manco una cima, mentre ci sono rimasto male. Lo speravo un po', lo ammetto. Vabbè raga, stacchiamo qua con One Piece. E niente, video 38, vi lascio con Nico Robin. Passo e chiudo.